a tutti ragazzi, date face game, il tempismo, che perfezione, il tempismo, che perfettezza, l'ha fatto senza neanche guardare lo schermo. Esatto, ormai lui fa le top senza guardare lo schermo, quindi vi rendete conto di cosa viene fuori. Al numero 5 c'è una clip super sculata di Sir Shine, ragazzi, Mr. Splendente. Ma aspetta, ma questo qui non è un splendido, splendente, non ti passa per la mente? È un pensiero sorprendente, suadente, che bomba. Ma vabbè, scusami, devi cambiare, devi modificarlo. Al numero 4 invece, ragazzi, troviamo Vincent HD, un ritorno nelle nostre top, ritorno, ragazzi. Ritorno, una certezza. Una certezza. Una certezza come The Killer. Esatto, guarda. Va vicino a un carro e lo fa esplodere col l'attrezzo riparatore, oppure fiamma ossidrica, se vogliamo. Ma non mi sembra che ripari tanto questo oggetto, ma comunque lo fa, lo, scusami, comunque lo fa saltare in aria, no, con lancia missili. È un attrezzo intelligente, se è sul tuo carro lo ripara, se è un carro nemico non ha buttato giù l'elicottero, ha ucciso uno dentro l'elicottero. Ma è assurdo. Questo SMAV ha una precisione tale che entra dentro l'elicottero? Chirurgica. Guarda cosa dire. Sta facendo. Guarda. Ma butta in fiamme e butta giù un altro carro. Ah, ragazzi, assurdo. Due carri e un nemico dentro l'elicottero con lo SMAV. Assurdo. Sì, no, guarda, guarda che macello che si trova questo macello. Ha saltato la testa. Sì, se ha sparato l'elicottero al volo. Andrex 93. Al numero 3 c'è Andrex 93, ragazzi. Intanto c'è, non so, non chiedermi perché c'è un RPG adesso, un elicottero che vola a raso terra. Non chiederti, non fai perché gli deve sparare due RPG. Guardate che si è distrutta la colpa. E non è morto, gli hanno sparato. Ha sparato 5000 missili, non è morto. Non è, poi vedo un carro armato. Perché non c'è un RPG? Dietro la perché colonna. Ha in mano. Vedi che fa il gioco. Si muove come. Vedi che si sposta. Ma però, scusa, il carro armato poteva sparare alla colonna. Vabbè. Sì, ma vedi, si vede che è abituato con COD che non c'è la distruzione ambientale. Brutto colpo per quello. Colpo basso. Tanto questa clip qui riguarda solo chi gioca a Battlefield, quindi non me ne frega un cazzo. Ma cosa sta facendo? No, è vero. Che si muove come una va su e giù. Allora, se anche voi giocate a Call of Duty, ma guardate le top di Battlefield, scrivete un commento per smerdare Rinnegan. Ma anche no, cioè, non guarda, serve. Guarda, vedi l'elicottero in mezzo al fumo, sparano scoop e lo vedi. Prima la fanculo e poi esatto, questo Battlefield mi piace più degli altri perché gli mandano a fanculo. Gli manda, fa così, lo manda a fanculo. Fanculo! Un braccio e poi... Vabbè, lo butta giù in mezzo al fumo, uno scoop, vabbè. Numero 2. Vabbè. Al numero 2, ragazzi, c'è tutto calculato, ragazzi. Calculato. Cazzo. Calculato. Calculon, ragazzi. Calculon proprio. È quello di culo che non ti dico. È un gran culon, questo. Guardate quanto ci manca. Oh, cioè, è assurdo, Perché la difficoltà è che non sai se il missile ha già superato, deve ancora superare un elicottero. Devi avere un culo pazzesco, dai. Infatti, un calculon incredibile. Un calculon. Al numero 1, The Kill, ragazzi. Ecco, cosa guida l'elicottero. Ti spiego. Taglia la gente per tutti gli haters. Cambia posizione, spara in headshot al jet da solo. E se gira, ma è preparata? No! Perché la partita è appena iniziata, quindi lui è tra i primi, perché mi ha spiegato che ha l'SSD e Tibu sa perfettamente cosa carica velocemente la mappa, quindi arriva per primo. Comunque, e vedete adesso farà vedere la scoreboard, vedete che c'è il server è pieno. Si è messo d'accordo con un suo amico. No, se ti metti d'accordo, devi headshot dentro il jet cambiando posizione nell'elicottero, ragazzi, assurdo. Lasciate 150 like se potete. Ragazzi, come promesso Michael Jordan, ragazzi, su ha promesso Michael, io l'ho promesso. Vediamo. Michael quando Jordan quando l'hai promesso? L'hanno fatto in Call of Duty, lancio libero da centrocampo, headshot. È vero, guarda a destra. Hanno copiato da COD, ma in COD Fumogen ha buttato dentro un Predator ha giocato a basket da COD. Che figata, Vabbè ragazzi, Michael Jordan anche qui. Se il video vi è piaciuto cliccate su mi piace. Vedete questi due video se non vi passa un cazzo. Anche se vi dovesse passare, guardateveli. Cioè la pubblicità di Tibu è una figata. Vedete il video se non vi passa un cazzo. Ciao a tutti. E non vi passa un cazzo.